Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. In questo gameplay sto praticamente portando avanti Squirtle e Pidgey per adesso. Sono andato a curarli tra la scorsa puntata e questa, ed ora siamo pronti per affrontare anche gli altri allenatori di questo percorso. Siamo appena usciti da Plumbeopoli in realtà. Abbiamo appena battuto Brock. Se è un allenatore, lottiamo, forza. Ed ora stiamo allenando i nostri Pokémon contro questi allenatori. In particolare Pidgey e Squirtle. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se state gradendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco e quali sono state le vostre esperienze da bambini in questa parte di gioco. Probabilmente andremo ad affrontare il Monte Luna, quindi potrete scrivermi come avete superato il Monte Luna e come è stata la vostra esperienza da bambini, perché so per certo che da bambini ogni area sembra molto più difficile rispetto a quella che è in realtà. Ok, qualcuno lasciamo Pidgey. Ora ti lasciamo Pidgey. Perché poi crescendo ovviamente si acquisisce più esperienza, si capisce dove si deve andare, si capisce come, diciamo, affrontare il gioco in maniera più efficace, efficiente, mettiamola così, bello il brutto colpo. Finalmente un brutto colpo che effettivamente aiuta la battaglia e la velocizza, perché qualcuno sarebbe sopravvissuto altrimenti. Vi ricordo anche che Raffica in questo gioco è di tipo normale, non è di tipo volante, ecco perché non è super efficace contro questi coleotteri. Raffica come attacco è di tipo normale. Vabbè, contenti loro. Ah, un altro bel brutto colpo, bravo Pidgey, ti stai prendendo. E Pidgey sarà a livello 14. Abbiamo praticamente un Pokémon iper equilibrato che ha un po' di velocità in più, essenzialmente. Un altro Metapod, lasciamo Pidgey. Vai, Raffica. E stavo dicendo appunto che da bambini molte zone sembrano più complesse. Mi ricordo la prima volta che affrontai il Bosco Smeraldo. Mi sembrava una cosa incredibile. Ero un bambino e stavo giocando a Pokémon Rosso Fuoco. Affrontandolo adesso è una delle cose più semplici del mondo, letteralmente una passeggiata. Eppure da bambino ovviamente sembra tutto più difficile. Vai, Raffica. Possiamo prendere quest'altro punto di esperienza, PJ. Ecco fatto, abbiamo battuto anche Pigliamosche, che ricordo gli allenatori non hanno nomi in questa generazione. Ora, mettiamo davanti Squirtle. Ecco fatto. E andiamo a battere questa pupa. Vai. Quel tuo sguardo è così intrigante. Attenzione, questa ci prova con noi. Questa ci sta provando. Signorina pupa. Ma nel campo Rattata? Beh, noi abbiamo un Pokémon con una difesa bella alta. Quindi non avremo problemi, usiamo bolla. Anche se forse facciamo. Ok, brutto colpo, questo ci ha fatto male. Anche se forse però facciamo più danno con azione, stiamo a vedere. Perché l'attacco speciale di Squirtle non è al massimo. Ecco, con azione fallisce. Grande Squirtle, sempre nei nostri cuori. Ah, fallisce due volte con azione. Ok, questa è una cosa abbastanza strana. Cioè, non ho. Fallisce tre volte, ma scusami. Vediamo quanto danno gli facciamo. Forse un po' più di danno, eh. Forse 1 o 2 PS in più gli facciamo con azione. Sì, però inizia davvero bene l'episodio, cioè Squirtle che senza alcun drop di precisione fallisce 3 volte su 3 azione. Eccolo un Nidoran maschio, la prima volta che lo vediamo in questo gioco. Vai, azione. Non è male lo sprite, non è male per niente. Speriamo che non ce lo uccida, perché vorrei far prendere esperienza al nostro Squirtle. Ok, non fallire ora, grazie. Perfetto. Ottimo così. Sì, gentile. Sono sempre gentile. Ora, torno a curarmi i Pokémon e ci rivediamo immediatamente qui. Rieccoci qui, sono sceso anche per battere questo allenatore. Ehi, non indossi i pantaloncini. E cosa vuoi fare? Multarmi, scusami. Vabbè, non indossiamo i pantaloncini, però dobbiamo battere questo bullo. Che manda in campo Spearow al 14, ok. Lotta tra Pokémon a pari livelli, eh. Andiamo con azione. Lucioso beccata che ci fa un discreto danno. Mentre noi con azione gli facciamo un discreto danno, ok. Ruggito ci diminuisce l'attacco. Quindi ci conviene a questo punto usare bolla. Vediamo, quanto danno gli facciamo con bolla. Lui continua a diminuirci l'attacco, ma bolla dovrebbe essere speciale. Come attacco. Ok, li caliamo anche alla velocità, ottimo. Così colpiamo per primi. Beccata, non è un problema, dovremmo reggerla, sì.
Vai, un'altra bella bolla e avremo finito la partita. Avremo finito la lotta contro questo allenatore. Ole, vai. 174 punti per Squirtle a livello 15. Dovrebbe evolvere nel prossimo, no? A livello 16. Attacco 25, 26, 22 di velocità e 21 di speciali. Oh, pistola acqua. Finalmente un attacco più forte. Di bolla. Ho perso, perso, perso. Ma stai calmo, ragazzino. Allora, mettiamo davanti il nostro PJ e facciamogli fare il livello 15 con un altro allenatore. Eccoci qui. Tra l'altro in questo gioco non ci danno le scarpe da corsa, o sbaglio. O ce le danno più avanti, perché lo spot in cui avrebbero dovuto darcelo era dopo Brock. Puoi lottare contro i miei nuovi Pokémon? Certo che posso. Posso anche batterli i tuoi nuovi Pokémon in realtà. Pigliamusca. Vediamo quali sono i suoi nuovi Pokémon. Wow, Caterpie. Talmente nuovo che non l'avevo mai visto, guarda. Andiamo di Raffica. Dovremmo fare abbastanza male, esatto. Mille bave. Ok, lui ci diminuisce la velocità. Dovremmo essere comunque più veloci. No, peccato. Ha preso tutto attacco rapido, altrimenti. Beh, il prossimo turno usiamo attacco rapido. Vai. E addio, PG. Volevo dire Caterpie. Addio, Caterpie. Bene, punti per il nostro PJ e contro Metapod lasciamo PJ. Vediamo se è più veloce comunque. Sì, PJ è comunque più veloce che Metapod. Usiamo Raffica. Lui userà Forzatore ovviamente. Andiamo di nuovo di Raffica. Buonissimo brutto colpo, ottimo. E a questo punto un bel attacco rapido e dovremmo archiviare la pratica Metapod. Vai, un livellino? Ottimo così. Livello 15 per PG. Però non impara nuovi attacchi. Sono distrutto. È certo che sei distrutto. Eccoci arrivato in un'altra erba alta. Tu dovresti essere un'altra allenatrice, sì. Ehi, mi hai urtato! Ma non è vero, ti sono passata davanti. Anzi, ti sono passato davanti. Cara pupa. Ah, questa è quella che ha Jigglypuff. A livello 14, tra l'altro. Quindi niente male. Andiamo di Raffica, siamo più veloci, ottimo. Vediamo quanto danno gli facciamo. Un buon danno. Lui usa Libra, anzi lei usa Libra. Vai, Raffica. Canto, non ha effetto su PJ, si gode. Ma allora le abilità ce le hanno? O no? Perché PJ potrebbe avere magari insonnia, che non gli permette di essere addormentato. Oppure Canto magari in questa prima generazione è di tipo spettro e quindi con... Su un Pokémon di tipo normale non ha effetto? Non saprei. Tutto qui? Ecco, questa appunto, come vi dicevo, è una sorta di scoperta per me di questo videogioco, perché ho spolpato il remake, ho spolpato Pokémon Rosso Fuoco, ma la prima generazione di Pokémon io non l'ho mai giocata. Ho giocato per la prima volta la seconda generazione, ma la prima mai. Quindi per me è una sorta di riscoperta questa. Ok, curiamoci Pokémon qui. Siamo arrivati in un altro centro Pokémon. Ottimo. E parliamo un po' con questi signori. Ho 6 Pokéball nella cintura. Puoi portare 6 Pokémon massimo. Va bene, noi ne abbiamo ancora 6. Se hai troppi Pokémon, riponili nel PC. Grazie. Team Rocket attacca i cittadini di Celestopoli. Team Rocket è sempre in prima pagina. Ok, prima erano al Monte Luna, ora sono a Celestopoli. Ehi là, ciao! Avrei un'offerta esclusiva per te. Ti do un Magikarp bello grasso per soli 500 pokedollari. Che ne dici? Ma a parte che, perché dici che è bello grasso? Cioè mica lo devo mangiare. No, stavo solo cercando di farti un favore. No, no, comunque per 500 pokedollari no grazie, è un furto letteralmente. Allora, qui nel gioco, nel remake, c'erano degli strumenti invisibili. Non penso che ci siano anche qui, sinceramente, però. Vediamo, nel remake hanno aggiunto rocce, hanno aggiunto elementi di scenario, qui non c'è niente. Sono inciampata in un Pokémon roccioso Geodude. Ok. È inciampata, quindi. Amen. Allora, diamo un'occhiata qui in giro, vediamo se c'è uno strumento qui dentro. No, nemmeno. Vediamo se c'è un Pokémon da catturare invece qui. Vediamo, Un nuovo Pokémon? No, un PJ.
Un PG al 6, cioè sono ancora così bassi i livelli qui. Faccio fuga perché non mi conviene batterlo. Cerchiamo un altro Pokémon, vediamo se c'è, se esce un Pokémon diverso. Ah, uno Spearow, questo effettivamente non ce l'abbiamo. Potremmo quasi quasi catturarlo, ma li troviamo anche più avanti di Spearow, quindi potremmo anche catturarlo più avanti senza alcun problema. Cerchiamo un'ultima volta, vediamo cosa esce. Se esce magari un Pokémon un po' più raro, come un Jigglypuff. O un Nidoran, o un Ekans, no niente, un PJ di nuovo, quindi andiamo avanti. Ecco, ho intenzione di provare a completare il Pokédex, ma non ho intenzione di mettermi a catturare tutti i Pokémon che vedo che non ho ancora visto, pur sapendo che li troverò più avanti, a livelli più alti. Quindi, allora, Monteruna, entrata tunnel. Per questo però mi serviranno dei repellenti, immagino, altrimenti qua la faccenda diventa dura. Quindi torno al Pokémon Market di Plumbeopoli, prendo i repellenti, prendo magari anche una fune di fuga in caso dovesse servirmi, e torno qui. Taglio. E niente ragazzi, sono stupido perché il repellente non lo vendevano là, quindi ho preso una fune di fuga, ho preso una Pokéball e una pozione, così, a piacere. Monteruna, entrata tunnel, vai, entriamo nel famigerato Monteruna di prima generazione. Eccola la soundtrack, proprio lei. Qui cosa c'è? Questa dovrebbe essere Semitralia, se non sbaglio. E incontriamo il nostro primo Zubat. Sì, il nostro primo Zubat. Tra l'altro bello lo sprite, molto carino. Allora, non mi interessa catturarlo né combatterlo. Quindi farò fuga. Un altro Pokémon. Un altro Zubat. E niente, inizia l'incubo degli Zubat, ragazzi. Tra l'altro, in questa prima generazione non ti danno i repellenti prima. Mentre, se non ricordo male, in Rosso Fuoco ti danno i repellenti al Pokémon Market per comprarli. E quindi ora capisco perché c'è l'incubo degli Zubat. Perché in prima generazione tu devi affrontarti davvero tutto il Monteruna senza possibilità di avere un repellente. Beh, effettivamente, così diventa un po' stronza la cosa. Nella grotta ci sono tutti. Ci sono tipi loschi. Tu, chi sei? Non te lo voglio dire, perché potrei essere effettivamente un tipo losco. Oppure tu potresti essere un tipo losco, con il tuo Weedle che mi vorrà avvelenare il mio PJ. Sicuro come la morte che me lo avvelenerai, vedrai. Veleno spina. Guarda. No, ok, non mi ha avvelenato. Fortunatamente non me l'ha avvelenato. Dai, dai, dai. Muori. Ole. PJ al 15 sempre. Manda Kakuna. Direi di cambiare Pokémon e mandare Squirtle. Vorrei provare a farlo evolvere. Fargli prendere questo livellino al 16 e farlo evolvere. Andiamo con Pistolacqua, vediamo quanto danno gli facciamo. Ok, un buon danno. Decisamente un buon danno. Vai, Pistolacqua, di nuovo. E addio. Kakuna. Però Squirtle non sale al livello, peccato. Ehi, mi hai beccato. Ti ho beccato a fare cosa? Allora, attento, Zubat è una sanguisuga, che schifo. Che? Aspetto che arrivino i miei amici. Per fare cosa? Eh? Pupa? Per fare cosa aspetti che arrivino i tuoi amici? Ah, eccolo qua, Clefairy. Bello anche lo sprite di Clefairy, molto molto carino. Raffica. Iniziamo a malmenare questo Clefairy. Ah, che bello che non ha effetto su PJ. Che bello, ci risparmia davvero un sacco di tempo questa cosa. Libra ci fa però parecchio male, eh. Vai, altra raffica. La usa ancora Canto, bravo. Ok, questa cosa allora è strana. Hanno cannato la traduzione, evidentemente. Hanno evidentemente cannato la traduzione. Mandiamo Squirtle. Ruggito, va bene. Perché quando fallisce dice che non ha effetto, ma in realtà ha effetto, perché l'ha appena fatto, quindi. Boh. Ah, mi ha addormentato pure lui. E niente, qua tocca aspettare allora. Peccato. Pensavo che Squirtle con una pistola acqua potesse batterlo, Clefairy. Ah, tra l'altro ti dice che dormi direttamente senza possibilità di usare uno strumento. Vai, azione. Cioè, senza possibilità di usare un attacco. Quindi forse russare non esiste qui. Come mossa. Ah, PJ al 16, ottimo. Ho perso?
e vinciamo 210 pochi dollari. Allora, dato che me li hanno addormentati, io uscirei qui immediatamente senza tagliare e andrei a curarmi Pokémon. Ecco fatto. Così ci togliamo dalle balle l'addormentamento di PJ e la cura e un po' di vita tolta anche a Squirtle. Ecco fatto. PJ, se non sbaglio, si evolve al 18, se non ricordo male, in PG8. Quindi cerchiamo di tirarli su entrambi, che appena si evolvono diventano molto più forti. Allora, iniziamo ad andare qui sotto. Qui dovremmo trovare anche Paras, in teoria. No, continuiamo a vedere Zubat. Che queste cose mi piace di più questo sprite rispetto a quello di Rosso Fuoco e Verde Foglia, devo dirvi la verità. Queste cose mi piace di più questo sprite. Ci sono degli sprite davvero molto belli. Altro Pokémon. Oh, Geodude. Ok, questo invece no, questo mi fa cagare rispetto allo sprite di Verde Foglia e Rosso Fuoco. Allora, fuga. Ah, tu eri proprio qui sopra ad aspettare che uscissi dalla scaletta. Top stupratore. Volevo dire. Noi, Team Rocket, siamo i gangster dei Pokémon. E infatti erano, sono ispirati alla mafia, il primo Team Rocket. Con Giovanni capo. Guardate caso, guarda caso. Ok, Sandshrew. Qui direi di mandare immediatamente Squirtle e archiviare la pratica. Lui usa Graffalo, fallisce addirittura, ottimo. Direi anche di mettere Pistolacqua come primo attacco, che sarà quello che useremo più spesso. Super efficace e addio, Sandshrew. 108 PG, 108 Squirtle. Rattata, lasciamo il nostro Squirtle. Vorrei farlo evolvere il prima possibile in Wartortle. Usiamo Pistolacqua, vediamo quanto danno lo facciamo. Un buon danno, in due colpi lo uccideremo. Vai, Pistolacqua. Ah, attacco rapido, infamella, eh. Prima ci abbassa la difesa e poi ci usa attacco rapido. Bella strategia, ma non ti basterà. Oh, finalmente Squirtle a livello 16. E si evolverà. Zubat. Sì, cambiamo Pokémon a questo punto e mandiamo il nostro PJ. Ora tocca a lui evolversi. Allora, Raffica. Niente male come danno. Sanguisuga. Recupera un po' di vita lui. Ok, non fa alcun tipo di danno in realtà a noi. Quindi addio Zubat. PJ non sale di livello. No, che duro colpo. Che duro colpo. Ehi, Squirtle si evolve. Ok, va direttamente senza che si schiacci nulla. L'animazione è bruttissima. L'animazione dell'evoluzione, madonna ragazze. Però lo sprite di Wartortle è molto più figo di quello di Squirtle. Ole! Ed ora abbiamo il nostro Wartortle. Eccolo qui. Diamo un'occhiata alle statistiche, infatti sono aumentate un po' tutte, se non sbaglio. No, speciali non sono aumentate, mi sembra che siano aumentate un po' attacco e difesa. Vabbè, via, dai, via con Wartortle, quindi. Altro Pokémon selvatico. Un Paras. No, questo sprite è bruttissimo. Madonna, brutto proprio. Usiamo Raffica, adesso lo shottiamo. Non dovremmo perché Raffica appunto è normale. Ok, lui usa Graffio, va bene. E usa attacco rapido. Se non muore lo catturo. Ok, è morto. Niente, addio Paras. Prendiamoci questo strumento. PS su. Io il PS lo potrei quasi quasi dare già a Squirtle. Perché tanto diventerà una sorta di tancone lui, eh. Quando diventerà Blastoise, quindi non sarebbe male. Perché non mi metto a combattere tutti i Pokémon selvatici, altrimenti finiamo domani questa parte. Bene, abbiamo fatto la prima deviazione del Monte Runa completata. Ora possiamo tornare su e andare qui sotto. Allora, la vitamina dei PS su, diamola subito al nostro Squirtle, è inutile tenersela. Tra l'altro qui la borsa non è nemmeno divisa in tasche, ma è tutto dentro a caso. Ah, diamola a Wartortle, vai. Sarà utile fare un po' di ordine ogni tanto. Ecco qua, un altro allenatore. Osi strisciarmi accanto? Mio Dio, ma quanto è creepy questo. E anche lo sprite non è che sia proprio il massimo. Cervellone vuole lottare. Ah, Magnemite. Azza.
Non ho Pokémon in grado di combattere contro Magnemite, io però. Devo mandare Wartortle. Perché contro Magnemite mi servirebbe lotta oppure fuoco. O terra. E non ho nessuno di questi tre tipi. Questo non è molto efficace in teoria. Ah no, invece è normalmente efficace. Ah, perché lui non è tipo acciaio nella prima generazione, è vero ragazzi? Lui è solamente di tipo elettro. Il tipo acciaio in prima generazione non esiste. È stato introdotto con la seconda. Ok, ricordiamocela questa cosa. Voltorb, lasciamo Wartortle. Sì, noi per adesso a livello di elettricità siamo messi malissimo contro Pokémon di tipo elettro. Perché ci potrebbero shottare sia Wartortle che PJ. Quindi dobbiamo stare molto attenti quando incontriamo qualcuno di loro. Ok, Stridio. Ci cala la difesa e non usa mozione. Addio. Brutto colpo, ecco, quando non serve a nulla, bravo Wartortle, come al solito. I miei Pokémon non ce l'hanno fatta. Ok, va bene. Creepy. E qui abbiamo un altro strumento, che è una pozione. Ottimo, ci servirà. Sicuramente. Qui abbiamo un altro strumento. Protetto da uno Zubat selvatico. Su cui facciamo fuga. Vai. Caramella rara, ottimo. E qui abbiamo un bel pigliamosca, immagino, no? Passa per questa grotta e sarai a Celestopoli. Grazie per il consiglio geografico, caro pigliamosche. Che vuole lottare e manda Caterpie, va bene. Speriamo di fare almeno il livello 17 con questo allenatore, no? Anche se i livelli iniziano ad essere un po' bassi. D'altronde noi abbiamo solo due Pokémon da addestrare, quindi non ha senso mandare anche altri Pokémon per prendere esperienza a caso. Avremmo potuto mandare, magari prenderci un Caterpie e farlo diventare un Butterfree, in realtà. Non sarebbe diventato un Pokémon malvagio, specialmente per la prima metà di gioco, diciamo. Poi avremmo potuto sostituirlo con qualcun altro. Però ormai siamo nel Monte Luna. Ciò che è fatto e si va avanti. Abbiamo il nostro PJ, abbiamo il nostro Wartortle e possiamo andare avanti così. Olè, dai. Livello 17 per PJ, ottimo. Ed ora un altro Caterpie, lasciamo PJ. Voglio farlo evolvere. E poi ritirerò su anche un po' Wartortle. Un altro brutto colpo, va bene. Andiamo di attacco rapido. Ecco fatto. Ah, ho perso. Va bene. Giustamente non si evolve ancora perché si evolve, se non sbaglio, al 18. Una fune di fuga. Ottimo. L'ho comprata un po' per niente, allora, quella che avevo prima. Quella che ho comprato, per l'appunto. Salve. Wow, è molto più grande di quanto pensassi. Aspetta, di cosa stai parlando? Qui ci starebbe anche bene Michael Scott con un bel That's What She Said. Ci starebbe benissimo, ragazzi. Spero che qualcuno su internet, facendo un gameplay di rosso fuoco o rosso, blu, verde foglia, quello che è, magari un gameplay un po' stupido, abbia messo quel meme. Ah, bello il brutto colpo su Oddish. Grande PJ. Un bel Sprout, lasciamo il nostro PJ, che dovrebbe imparare prima o poi un attacco di tipo volante, si spera, no? E dai. Cioè, contro Pokémon di tipo erba siamo messi male tanto quanto come quelli di tipo elettro. Non così tanto in realtà perché quelli di tipo erba non possono nemmeno shottarci PJ. Però noi non abbiamo attacchi di tipo volante. Oh no, ho perso. Mi spiace per te, che qui non c'è nulla. Proseguiamo. E andiamo da questa parte. Altra deviazione che prendiamo immediatamente. Per andare a prendere, se non sbaglio, qui c'è un etere. Tac. No, MT-01. Ok, e troviamo immediatamente un Pokémon. Va bene, un Geodude. L'unico Pokémon che proverò a catturare se lo trovassi qui dentro sarebbe Clefairy. Gli altri li lascio tranquillamente lì. Zubat. No, grazie. Via.
E andiamo a battere questa recluta del Team Rocket. Stiamo lavorando, roba che scotta. Vattene, pulce. Oh, incazzato questo, eh? Incazzatissimo. Allora, Zubat. Perfetto. Sarà un'ottima preda per il mio PJ. Vai, Raffica. No, fallisce. Ecco che inizia con la sanguisuga quel tipo. Per fortuna ci togli tipo un PS, quindi non è importante questo attacco. Una bella raffica, ottimo. Useremo un'altra raffica e poi un attacco rapido. Dai, e vai. Fai un brutto colpo? No, peccato. Ecco, qui mi sarebbe servito un brutto colpo per velocizzare un po' la battaglia. Vai, attacco rapido. E addio. Perfetto, PG sale a livello 18 e se non sbaglio qui dovrebbe evolversi. Ekans, sì, cambia un Pokémon a questo punto e mandiamo Wartortle che deve salire di livello. Vai con Pistolacqua. Ok, non male come danno. Veleno Spina, ok, non mi ha avvelenato per fortuna. Anche se in caso l'antidoto ce l'ho, perché ormai siamo all'interno del Monte Luna. E non mi conviene uscire per poi rientrarci e riarrivare qui di nuovo. Wartortle al 17, ottimo. Allora, sei forte. E PG si evolve, e vai. Ricordavo bene al 18. Ecco l'animazione orrenda. Però lo sprite di PG8 è molto bello. Guarda lì, bello grasso. Un piccione bello grasso. Ok, qui viene essere lo strumento invisibile, sì. Una bella etere. Ok, possiamo tornare indietro. Possiamo mettere davanti il nostro Wartortle ora. E magari dargli una pozioncina. Direi che è giunto il momento di usarla. Ecco fatto. Per ricaricarlo. E si va avanti. Bel Geodude. A livello 7, cioè scarsissimo praticamente. Via via fuga. Non voglio perdere di tempo. E si continua ad andare avanti. Qui abbiamo un altro allenatore. Salve. Anche tu qui per esplorare? No, per arrivare a Celestopoli e finire il gioco. E per fare un video su YouTube, tecnicamente. Quindi. No, non per esplorare. Anche perché a momenti lo conosco come le Metasche al Monte Luna della prima generazione. Vai, Pistolacqua. Sul povero Rattata. Laviamolo quel topo di merda. Oh, azione. Era sopravvissuto lui. Azione, addio. Pullo sta per usare un altro Rattata. Lasciamo Wartortle, che ti devo dire? Andiamo a seconda azione, facciamo lo stesso danno. Azione. No, che fa molto meno danno di Pistolacqua. Per adesso la differenza tra attacco speciale e attacco non colma ancora così tanto il fatto che appunto abbiamo una mossa di una potenza molto più alta. Oh, ci confonde. Ok, vediamo se Wartortle colpisce comunque. Perfetto, usa Pistolacqua. Bravo, Wartortle. Ottimo. Perdere fa male. Beh, certamente. Specialmente se perdi male come hai fatto tu adesso. Andiamo avanti. Altro Geodude. Altro giro, altra corsa, altra fuga. Via. Allora, vediamo qui sopra cosa c'è. Un allenatore. Però qui abbiamo anche uno strumento che è una pietra lunare, esattamente. Perfetta per far evolvere la gente. E un altro Zubat. Ragazzi, vi capisco. Allora, quando voi magari da bambini giocavate a questo gioco per la prima volta. Madonna, ragazzi, che incubo di Zubat. Wow, mi hai spaventato. Sei solo un bimbo. Guarda cosa ti farà il bimbo adesso, caro avventuriero che avrà Pokémon di tipo roccia. Infatti. Pronto a vederti risciottati tutti? Guarda, non userò nemmeno Pistolacqua per risparmiare punti potenza. Utilizzerò bolla. Ecco fatto. Guarda, ti schifo addirittura così. Via. Geodude. Ma guarda, sicuro, vai, vai, vai. Bolla. Guarda cosa ti sta facendo il bimbo, eh. Ti sta one-shottando tutti i tuoi Pokémon.
Ed ora Onyx addirittura. Onyx a livello 10. Mi sa che anche questo con bolla va giù. Eh sì. Addio Onyx. Perfetto. Wow, mi hai spaventato di nuovo. Eh sì. Ed ora facciamo salire di un altro livellino direttamente Wartortle. Mentre proseguiamo nella via giusta del Monte Runa, che è questa. Vamos. E qui sopra ci dovrebbe essere un revitalizzante, se non ricordo male. Ah, l'hanno tolto. Peccato. O meglio, l'hanno aggiunto nel remake. Eccolo, Clefairy. Eccolo quello che vorrei catturare. Allora, con azione non dovremmo ucciderlo con un colpo, eh. Infatti, nemmeno con due in realtà. Se non facciamo brutto colpo, come ha fatto lui ora, lo catturiamo tranquillamente. Ok, proviamo a catturarlo. Non addormentarmelo, grazie. Non so se tu hai canto oppure no. Non so se tu abbia canto oppure no. Andiamo a metterci però le Pokéball qui sopra, eh. Grazie. Sopra la mappa città che serve una sega. Vai, Pokéball. Andiamo a catturare questo Clefairy. Questo è l'unico punto del gioco, se non sbaglio, in cui possiamo trovarlo. O forse la grotta celeste anche alla fine del gioco. Sapete che non ricordo. Però no, mi sembra di no. Sembra che sia caratteristico di questo posto. Pokémon Fata. Molti amano il suo aspetto magico e tenero. È raro e si trova solo in certe zone. Ok, no, non diamo il soprannome. Abbiamo anche il Pokémon raro del Monte Runa. E si può proseguire. Eccola qua un'altra recluta del Team Rocket. I mocciosi devono lasciare in pace gli adulti. Sempre più incazzati loro, tra l'altro, eh. Rocket vuole lottare. Ah, Raticate! Che è bruttino il suo sprite, in realtà. Molto meglio quello di rosso fuoco. Pistolacqua. Un attacco rapido, questo potrebbe farmi male. Fortunatamente abbiamo una buona difesa con Wartortle. Buono che fallisce, ha fallito il suo colpo coda. E l'abbiamo questo topastro, eh? Altro attacco rapido. Ah, sopravvissuto di nuovo, mannaggia lui. Iperzanna, questo mi farà male, potrebbe uccidermi. Ok, fortunatamente non mi ha ucciso. Fortunatamente. Sono completamente KO. Quasi mi hai messo KO tu, eh. Andiamo a curare il nostro Wartortle, pozione. Vai. E diamogliene un'altra. Ecco fatto. E si può proseguire. Oh, quel Raticate è stato davvero tosto da buttare giù. Un Paras, questo non è di mio interesse. Quindi io farò fuga. L'avevo detto che l'unico Pokémon che avrei catturato nel Monte Runa, se l'avessi trovato, sarebbe stato Clefairy. Quindi l'ho trovato, l'ho catturato, e gli altri non mi interessano per ora. Sono tutti Pokémon che potremmo trovare più avanti, a livelli più alti. E in generale sono Pokémon che non mi interessa utilizzare in questo walkthrough, quindi li catturerò più avanti per averli nel Pokédex, ma non per usarli. Non sto qui a sprecare Pokéball quando ho pochi soldi come adesso. E devono bastarmi per catturare altri Pokémon che magari mi interessano, come appunto Clefairy, che è raro. E che posso trovare solo qui, e magari altri Pokémon più avanti che mi serviranno per la squadra. Vai, altro allenatore. Team Rocket troverà i fossili, li revitalizzerà e li venderà a caro prezzo. No, ma che piano incredibile! Vogliono proprio fare i soldi. Allora, tu che hai intanto Rattata al 13. Ok, questo è molto meno temibile di quello di prima. Pistolacqua. Quasi shottato, niente male. Niente male davvero. Azione. A brutto colpo adesso, quando non serve mai niente. Ole, livello 19 per Wartortle. Attacco e difesa sono su. E velocità e speciali sono lì, insomma, un po' più bassi. Allora, cambiamo Pokémon a questo punto, mandiamo PG8. E proviamolo questo PG8. Questo Pokémon evoluto. Usiamo Raffica. Un buon danno. Ah, confuso. Attenzione. Si colpisce da solo? No, così confuso da colpirsi da solo. E si fa tra l'altro un botto di male. Adesso però magari non colpirti da solo. Grazie. Ok. 150 punti anche per PG8.
Grr, sono furioso. Va bene. Qui ci sarebbe stata una pietra lunare, nell'altro gioco, qui. Ma non penso ci sia. Ah, ok, trovata nel muro. Ottimo. E qui abbiamo il tizio dei fossili. Allora, diamo un'occhiata ai nostri Pokémon. Direi di mandare per primo PG8. Ecco fatto, non dovremmo morire in teoria. Ehi, giù le zampe. Questi due fossili li ho trovati io. Sono miei. Va bene. Ecco, a proposito di fossili, se ci pensate è un po' un peccato che li possiamo rivitalizzare solamente così tanto avanti nel gioco, perché di fatto te li rendono quasi impossibili da mettere in una squadra. Cioè li prendi praticamente dopo l'ultima palestra, quindi, anzi dopo la penultima palestra. Quindi è un po' brutta questa cosa. Ti dessero la possibilità di rivitalizzarli un po' prima, magari. Ok, ha fallito il suo inibitore, ottimo. Vai, usa ancora inibitore, bravo. Tanto di disattacco rapido. Ah, ma inibitore ti toglie una mossa a caso? Mi ha dato turbo sabbia. Inibitore solitamente ti toglieva la mossa che avevi appena usato. Voltorb. Lasciamo PG8. Lasciamo PG8 e usiamo Raffica. Che è di tipo normale, quindi non dovrebbe essere poco efficace. E infatti fa un bordello di danno. PG8 resiste bene. Con questo dovrebbe forse salire al 19. Purtroppo non possiamo vedere l'esperienza, ma no, infatti non sale. Niente, lasciamo di nuovo PG8. Voglio farlo salire al livello 19. Bello Koffing. Bello incazzato. E infatti ha molta difesa lui. L'importante è che non mi avveleni, poi puoi fare quello che vuoi, Koffing. Azione, va bene. Continua pure a usare azione. Brutto colpo, tra l'altro, mi hai fatto, è infame. PG8 ormai bello forte, bello strong e sale pure al 19, ottimo. Bene, ce li divideremo. Ah, adesso ce li dividiamo, eh no, in teoria dovrei prenderli tutti io. Uno a testa, non bisogna essere avidi, disse quello che voleva prenderli tutti e due. Vuoi Helix fossile? Oppure vuoi il Domo fossile? Prendiamoci il Domo fossile. Voi che fossile avete preso? Se vi ricordate la prima volta che ci avete giocato. Eccoci qua, io purtroppo non ricordo quale fossile avevo preso la prima volta che ci ho giocato. Mi sembra fosse quello di Omanyte, però. Così ho un vago ricordo. E siamo arrivati alla fine del Monte Luna, siamo usciti. Tac. Percorso 4, Monte Luna, Celestopoli. Eccoci qui. Qui sopra ci sarebbero stati due tizi che ti insegnavano Mega Pugno e Mega Calcio. Non ci sono però nell'originale. O forse sono un po' più avanti. No, non c'è niente, veramente niente qui. C'è un percorso vuoto. Boh, contenti loro. E chi ne ha messi qui magari? Qui c'è uno strumento. MT-04. Che non ti dice manco cos'è, cioè MT-04. Arrangiati se vuoi sapere cos'è. E si può scendere per arrivare a Celestopoli. Lo spreco dell'acqua perlomeno un po' si muove, dai. Mentre ti stai muovendo non sembra, ma se ti fermi vedi che si muove. Eccoci qui. Vai, curiamoci Pokémon. Per adesso ne abbiamo ancora solo due di membri effettivi della squadra. Vediamo se più avanti a Celestopoli, nei percorsi limitrofi, troveremo il terzo membro. Se avete suggerimenti, diteli pure nel frattempo, ma io vi ricordo che, anzi vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glaciosphere è tutto, al prossimo video!